E quindi sarà bello questo sguardo, no? Ognuna avrà il suo linguaggio dell'abbigliamento, avremo modo insomma di vedere come in ciascuna delle 15 comunità che sono presenti stasera, in ciascuna di queste l'abito diventa un'occasione che va oltre l'abbigliamento, ma lo vedremo insieme. Che bello questo applauso spontaneo che state facendo, perché tutte queste donne che vedete sono tutte donne appassionate, non ce n'è una che sia qui per caso, è qui perché vive la sua attività, il suo impegno col folklore in modo estremamente attivo, quel folklore inteso proprio nel senso vero, cioè anche dell'etimologia, che folklore, che è una parola composta di origini anglosassone, folk come gente, come popolo, e lore come sapienza, come conoscenza, come esperienza. Quindi l'esperienza e la conoscenza del popolo diventa folklore autentico, diventa insomma cultura popolare. Quindi guardate quante saranno, poi una per una avremo modo insomma di vederle con molta attenzione. Sono un centinaio le donne di stasera, ma è una bellezza perché vedremo tanti quadri, e sono tutte anche in ordine di apparizione, perché poi insomma vedremo come pian piano snoccioleranno insomma questo particolare modo di vestirsi di tutto il Settecento, l'Ottocento, fino ai primi anni del secolo scorso, quando appunto l'abito si confezionava e quindi era patrimonio delle famiglie, delle donne, delle comunità. E dall'abito possiamo subito riconoscere la provenienza, poi avremo modo insomma una con ciascuna di loro di parlarne a fondo. E insieme agli abiti, naturalmente in questa serata dedicata all'artigianato, noi avremo modo di vedere come si lavorano le stoffe, come la manualità, i ricami diventano preziosità, diventano gioielli per arricchire le stoffe. Vedremo come il mondo femminile all'interno insomma della casa che prepara insomma le paste tipiche della festa, e avremo modo anche di vedere la famiglia tradizionale, la donna in casa che magari gioca con i propri bambini ma allo stesso tempo trasferisce l'esperienza e la conoscenza. E ho detto che ci saranno dei quadri ma anche dei canti, dei suoni, e mi fa piacere subito invitare anche il coro. Luogo dell'area più meridionale della nostra terra, e diverse sono le tipologie, molto interessante il lavoro dell'associazione Santeria di Lusis, che ha fatto un lavoro di grande valore, tanto è vero che di recente hanno proposto una mostra proprio sull'abbigliamento popolare proprio a Sant'Agata in occasione del matrimonio mauritano, e hanno portato tutti quegli elementi soprattutto della grande festa del matrimonio, quindi l'abito di massima gala. In questo caso su Gipoi, su Manteo, su Mucadore del Sugo, del Ciugu, come dicono in Sulcis e su Fentandicchio, insomma la composizione di tutto il vestiario delle donne che cambia evidentemente di tipologia delle stoffe, di copricampo. C'è su Bistiri de Goya, che è l'abito più ricco, e la donna che si poteva permettere, insomma, confezionava con tessuti pregiati. Facciamo ancora un giro, Nucis, vi vorrei far vedere ancora, abbiate pazienza, così io voglio raccontare almeno due cose ancora di queste enormi informazioni. Mi piace pensare a Suvanicio de Goroi, che inizialmente era bianco, poi le donne una volta coniugate lo coloravano con questo verde molto interessante, un verde acqua. C'è la mantiglia che appartiene insomma alle categorie più abbienti, sono delle nobildonne, la società abbiente dell'area sulcitana. Quindi insomma il Nucis ci ha fatto una bella omaggio, insomma, a portare queste differenti tipologie. Grazie. Voglio, potete accomodare tutti noi. Grazie infinite all'amministrazione, a Roberto e tutti coloro che hanno voluto per un attimo celebrare noi stessi, celebrare la nostra tradizione con questa bella serata in una notte lugore come questa. Grazie a tutti.